Ok, buonasera, siamo in diretta con Carlo Soricelli che cura l'osservatorio di Bologna sulle morti sul lavoro, indipendente, praticamente lo fa da sé, giusto Carlo? Sì, certo. Ecco, Carlo, ultimamente, la settimana passata abbiamo avuto degli incidenti a Milano, un incidente a Milano dove sono morte 4 persone praticamente sul lavoro. Oggi ho visto sulla pagina Facebook che eri arrabbiatissimo. Per non dire altro, perché altri 3 lavoratori sono morti. Muore tutto il giorno delle persone. Cosa hai da dire, Carlo, rispetto a tutte queste sciagure che avvengono e rispetto al fatto che comunque sembra che nessuno se ne curi? È un film visto da 10 anni, da quando ho cominciato a monitorare l'osservatorio con l'osservatorio morti sul lavoro dopo la tragedia della ThyssenKrupp di Torino. È stata sempre la stessa cosa. Praticamente se ne fregano tutti, tutti quanti, politici, sindacati, stampa, televisione. Hai voglia di dire che i morti sul lavoro in questi 10 anni non sono mai calati, ma sono sempre gli stessi praticamente. Però prenda sempre per buono quello che dicono altri, quindi non so cosa dire. Cioè, praticamente tu dici che gli osservatori statali, cosiddetti statali, tirano fuori dei numeri, lo riprendono per buoni, buonanotte. Chiaramente, escludendo molte, molti, molti altri morti, comunque per esempio quelli sull'Itinere, ne abbiamo già parlato le altre volte, oppure altri che non vengono classificati, giusto? Sì, ma praticamente un terzo dei lavoratori morti sul lavoro spariscono da ogni statistica. Sono solo io che li monitoro da 10 anni, però non gliene frega niente a nessuno. Ci puoi spiegare perché Politica spariscono, si riempie Carlo? la bocca, capito, di ideali, di altro, poi in realtà non gliene frega niente a nessuno. Ci puoi spiegare perché spariscono, Carlo? Ma perché è un dato. Allora, l'INAIL monitora solo i propri assicurati. E tantissimi non sono assicurati a questo istituto, per esempio gli agricoltori schiacciati da trattore, poliziotti, carabinieri, molte partite IVA in itinere e anche altri lavoratori. Perché facci caso, ogni anno, adesso per esempio i morti del 2017 sono più di 1000, 1040, no? Quelli, le denunce arrivate all'INAIL. In realtà, quando fra qualche mese usciranno le statistiche, vedrete che almeno un terzo sono sparite. Sono sparite. Come per esempio anche il cameriere di Rigopiano, morto in quella tragedia, praticamente non ha avuto nessun indennizzo. Cioè, praticamente poi ci sono anche tutti gli altri che con l'INAIL non hanno niente a che fare. Per esempio i liberi professionisti anche, che insomma anche loro Sì, spariscono, tanti, tanti. tanti, tanti. Ascolta Carlo, noi fra qualche mese andremo a votare. Ci sono tutti, praticamente tutti i partiti politici che si sperticano in discorsi che faremo questo, faremo questo, faremo questo, poi alla fine va a finire che finisce sempre come ogni volta che si vota, il giorno dopo il voto, insomma, buonanotte ai sonatori, chi si è visto si è visto. Tu cosa ne pensi e cosa hai da dire praticamente a chi ci sente? Perché ho visto che tu hai fatto delle critiche feroci proprio verso tutti. Certo, non può essere altro, visto che se un aspetto così importante per la vita di un paese che riguarda 20 milioni di lavoratori, che praticamente non esistono, sono stati privati col giobattere alla Fornero di qualsiasi diritto, col giobattere uno non può più neanche rifiutarsi di svolgere un lavoro pericoloso, questo riguarda tutto il precariato, e il Certo. giobattere è precariato per tutti i nuovi assunti. Anche Certo. nelle grandi fabbriche o nei grandi luoghi di lavoro dove ci sono parecchi lavoratori. Certo. E con la Fornero uguale, quindi sono stati privati di diritti, di salari, però ci riempiono tutti la bocca dei lavoratori, in realtà fanno tutti gli interessi del 10% degli italiani che sono i più ricchi. Non a caso è venuto fuori una statistica, quindi sono anche statistiche internazionali, dove vi è detto che il 20% degli italiani, ma è così anche a livello mondiale, controllano il 70% della ricchezza. Quindi vuol dire che una minoranza si è intascata, perché 20 anni fa non era così, quando i lavoratori contavano, 20 e 30 anni fa.
adesso si sono intascati, praticamente si sono appropriati tramite la politica e le lobby parlamentari che ci sono, si sono appropriati della ricchezza dei lavoratori, perché toglie uno e dai all'altro, toglie uno e dai all'altro, certo. E praticamente chi lavora non ha più nessun diritto. Ascoltami Carlo, e questo è drammatico, ecco. Certo, tu hai parlato del fatto che i lavoratori comunque hanno sempre continuato a perdere. Cosa ne pensi dei cosiddetti, se vogliamo chiamarli così, partiti di sinistra? Ce ne sono ancora, e cosa pensi che dovrebbe fare ancora di più il sindacato e non fa, ecco, in questo tema, perché visto che comunque lo tocca da vicino, Attivisti, scusa, non ho capito. No, cosa pensi che i partiti politici cosiddetti di sinistra avrebbero potuto fare e non hanno fatto, e cosa credi che il sindacato debba fare? È una sinistra delle chiacchiere, questa qua, quella che domina adesso. È una sinistra che praticamente è camuffata da sinistra, riesce ancora a fregarsi un po' di voti dei lavoratori, poi in realtà di sinistra non ha più niente, perché in realtà anche chi ci ha governato in questi ultimi 5 anni non ha fatto altro che fare gli interessi di questi ricconi qua, certo. E hanno privato ulteriormente di diritti e di salari dei lavoratori. Al di là degli 80 euro credevano che con una elemosina così, che poi ce l'hanno presa ai lavoratori, l'hanno presa dopo pochi mesi, perché con tasse e con altro credevano di comprare il voto dei lavoratori. In realtà i lavoratori non sono stupidi, certo. E adesso sta andando tutto da un'altra parte, perché io non mi dimentico che anche quelli che sono fuoriusciti dal PD hanno firmato, Bersani e tutti gli altri, Damiano, sì, Speranza, sì. Hanno firmato il Jobs Act della Fornero. Ecco, quindi questo è drammatico, ecco. È una contraddizione. I sindacalisti che fanno queste cose qua, addirittura ce ne sono anche adesso che sono ministri, addirittura. Certo. E quindi hanno provato questa linea qua. Ecco, giusto. Che hanno voglia di raccontare delle puttanate, che hanno fatto solo gli interessi dei più ricchi. E se non si capisce questo, non c'è niente da fare, ecco. Ecco Carlo, giusto appunto, io ho visto l'altro giorno, allora, Carla Cantone candidata col PD. Quella che sbraitava a quattro angoli della terra contro il PD. Bonani, il buon Bonani, ex CIS che è candidato con Forza Italia. Appunto, cosa ne pensi di queste cose qua? Questi sono... Se i sindacati non riescono, io l'ho anche scritto, se i sindacati non riescono a mettere dei paletti verso questa gente, nel senso che deve esserci una vera democrazia, anche le rappresentanze e anche di quelli che devono andare ai vertici, devono essere controllati, perché non è possibile che tutti quelli, che io parlo del sindacato che conosco, ma gli altri non ne tengo neanche conto perché tanto so come sono, certo. Il sindacato che conosco, che viene da Di Vittorio, che parlo della CGIL, certo. Non può avere dei sindacalisti che poi a fine carriera smettono, vanno a prendere posti di ministri e poi dopo legiferano contro i lavoratori, perché non hanno con la Fornero e il Jobs Act legiferano contro i lavoratori. Voglio ricordare che il 20% di tutti i morti sui luoghi di lavoro, esclusi l'itinere, hanno più di 60 anni. Questo ci sia ben chiaro, perché mettono culto un po' i dati, un po' tutti, poi la realtà è questa, ecco. Quindi è un problema di età praticamente, più tardi andiamo in pensione più ci facciamo male sul lavoro. Vorrei vedere, scusa, io ho 68 anni, immagina se ci sono di quelli che dopo i 60 anni sono ancora lì che lavorano sui tetti, o ancora peggio che cascono giù e si fa male, che hanno le acciacchi alle mani, immagina uno che fa un lavoro duro e faticoso, che lavora su un tetto, un capogiro, il braccio, la mano messa male, e casca giù e muoiono. Ma muoiono in tantissimo, oppure con un tir tra le mani. Certo. E oltre che uccidere loro, uccidono anche tantissime certo. persone sulle strade. Non a caso, ci sono quasi tutti i giorni dei tir che coinvolgono degli automobilisti. Certo, ascolta. Poi non sono tutti anziani, lì ci sono anche altri aspetti che tipo gli orari di lavoro, che ne hanno preso uno l'altro giorno che aveva fatto 60 ore di seguito
se sembra una cosa, se è una cosa normale questa. Beh, certo, in un paese certo, civile. Certo, certo, certo. Beh, bisogna vedere fin quanto noi ci consideriamo un paese civile, Carlo, perché accadono delle cose che veramente sono incredibili. Ascolta, invece tu, non lo so, alla massima carica dello Stato, il Presidente della Repubblica, oppure le altre due massime cariche, Presidente della Camera e del Senato, vabbè che adesso sono in scadenza, ma cosa vorresti dire, quantomeno per il futuro, visto che comunque voteremo fra poco, cosa dovrebbero fare e non fanno da anni? Il Presidente della Repubblica non può fare niente, perché non ha il potere legislativo. E anche quelle altre sono cariche che dovrebbero essere di garanzia sia al Senato che alla Camera, certo. E quindi non posso dire niente, io posso dire soltanto della politica che ha abbandonato il mondo del lavoro completamente. Però e la pagheranno caramente stavolta, quelli che i cosiddetti partiti di sinistra la pagheranno caramente, certo. Perché hanno fatto una politica contro il mondo del lavoro, certo, basta. Certo. Carlo, io dico solo questo, perdonami, perché però io purtroppo sono molto arrabbiato, perché 10 anni di non riuscire a smuovere la coscienza di nessuno di questi che sono in Parlamento, io dico che è una vergogna, ci dovrebbero solo vergognare, devono andare tutti a casa. Beh, Carlo, evidentemente a volte certe situazioni bisogna viverle per rendersene conto, evidentemente chi non le vive non riuscirà mai a capire la realtà. Nicola, è gente che è lontana, sono lì, vivono in un mondo separato, quando entrano lì non sanno più neanche come è fatto un operaio, non sanno più come è fatto un lavoratore, quali sono le esigenze, poi lo sanno anche, ma non gliene frega niente, vanno nei loro interessi e i loro familiari, la politica non è più fatta più per passione, ma è fatta solo per interesse personale, certo. E questa è la cosa più drammatica che gli italiani devono capire, tutti quanti. Certo. Certo, certo, giustamente hai ragione. Ascolta Carlo, guarda, io ti voglio ringraziare per la tua disponibilità, sei sempre disponibile, comunque di cose interessanti ne hai da dire, e speriamo insomma che andando avanti cambi qualcosa, anche se diciamo che a volte forse ne accorgiamo che la speranza è morta, perché succedono sempre le stesse cose, si dicono sempre le stesse cose e poi dopo alla fine non cambia mai niente. E io volevo dire un'ultima cosa, adesso sembra che voglia far passare per positivo, praticamente che voglia calare le tasse, no? Tutti allo stesso livello. Certo, la Berlusconi, no? Sì. Al 25% stanno insistendo per far calare le tasse, a pagare tutti alla stessa maniera, no? Lo stesso diciamo percentuale di tasse. Sì. Spero che chi mi ascolta si accorga della presa in giro che è. Questo vuol dire far pagare ai miliardari e ai ricchi poco, sì. E tanto a chi lavora, certo. Attenzione, perché dopo se succede questo praticamente caleranno tutti i servizi, ospedali, trasporti, tutte queste cose qui le pagheranno poi i lavoratori, attenzione, perché o la politica o i lavoratori, la politica torna a farla o la politica li distrugge, li mangia tutti, certo. Ricordiamoci, certo. Di questo, eh. Bene Carlo, io ti saluto e ti ringrazio come sempre. Ciao Nicola. Buona serata e speriamo bene per tutto. Ciao. Ciao.